Per sostituire l'amplificatore originale ho acquistato su Amazon un piccolo amplificatore con integrato TPA 3118 che accetta tensioni di alimentazione da 8 V a 24 V. Si tratta di un integrato amplificatore in classe D basato appunto sull'integrato TPA 3118 della Texas Instruments. Oh, l'ho fatto con il computer, ecco qua. Allora, pare che funziona. Questa è musica medievale, no copyright. Mi auguro che così non venga turbato dal copyright. Ecco qua. Quindi adesso c'è da sistemare il tutto, metterlo tutto bello a posto, fare le cose giuste, qui tutti i collegamenti fatti per benino, e attappare i buchi, perché qui per esempio laggiù c'è un buco che era quello lì praticamente del Bluetooth che andava a finire qui e schiacciava il pulsante. Poi qua giù vedete c'è questo buco dove andava il bass reflex, il tubo del bass reflex. Io lo metto via comunque sia, ecco qua. E vedete come sorgente ho utilizzato questo PC recuperato che praticamente è nuovo e lo utilizzerò così. Ci ho messo anche l'oscilloscopio, ma quello sarà oggetto di un altro video. Allora, questa serve dopo. Con uno dei miei classici dischetti fatti con la sega a tazza ho attappato il buco del bass reflex. In realtà dentro c'è ancora un foro che dovrò attappare. Qua sempre uno di quei ritagli fatti con la sega a tazza in vecchi progetti. Ho attappato anche il buco del Bluetooth, da lì passerà il filo dell'audio. Bene, ho idea di riutilizzare, questo è il tasto originale di accensione, dietro c'è un LED, di utilizzare il LED come indicatore di accensione, ma mi servirà un interruttore. E se trovo su questo immenso casino l'interruttore che ho intenzione di metterci, che è un vecchio residuato bellico che ho appena messo qui sopra, mi sono appena perso, lo cerco e ci rivediamo tra un po'. Trovato, eccolo. Questo proviene da una centrale telefonica, ecco. Allora, l'idea di metterlo qui sopra è dello spessore giusto per metterlo qui, quindi faccio un buco qui sopra, questo è da 12, cioè il foro che mi servirà è da 12. Ho già una di queste punte qui e adesso niente, non so però dove metterlo, perché questa è una vaniglia dell'IKEA, di qualche mobile, non so, la metterò qui sopra per, ecco, forse è meglio così, forse è meglio così. Oh, allora, troppa luce, madama Dora. Ok, questa la metterò qui sopra, poi scotta chiaramente da bestia. Oh, si vede meglio, sì, si vede meglio. Bene, questa la metterò qui sopra, così. E per il trasporto, questa è la maniglia qua. Bom. Adesso io devo fare un buco, non so dove farlo. Questo sarà difficile perché poi dovrò prendere benino le misure con la matita, fare buchini carini. Io penso di metterlo tipo qui, così mi rimane dietro, passo qui, qua. Bene. Bom. Sotto c'è un po' di casino, con uno scalpello lo pulisco. Perché
fondamentalmente l'MDF è una specie di cartone fondamentalmente. E allora ti fa un po' di sorpresa. Ci sta. Bene, allora questo adesso lo... Questo cambio continuo di luce, che a voi vi dà un fastidio cane. Questo interruttore ovviamente non funzionerà più come interruttore, anche perché è un pulsante, però dietro c'è un LED. Ora, questo lo devo lasciare qui perché chiaramente sennò mi rimarrebbe il buco. Utilizzerò il LED che c'è dietro come spia di accensione, perché l'interruttore ovviamente è quello che ho montato qui sotto, quello che si vede qui. Come alimentatore ho deciso di riutilizzare questo trasformatore, il ponte che c'è accanto, aggiungendoci ovviamente un condensatore di livellamento. Eccoci qua, ho assemblato il tutto. Allora cominciamo, non vi ho fatto vedere la parte dell'assemblaggio perché tanto è molto semplice in realtà. Vedete del disordine perché ho usato tanta colla per bloccare tutti i fili, perché questa comunque sia una cassa acustica e vibra, e quindi ho bloccato con la colla a caldo tutti i fili praticamente. Allora entra la 220. Questo momento ho fatto il collegamento in maniera tale da collegare l'interruttore che sta qua giù. Ve lo faccio vedere, l'abbiamo visto durante il montaggio. Ok, bene. Ok, alimentare trasformatore, escono 20 volts per 1,4 circa 28, ponte raddrizzatore, condensatore di livellamento, esce la tensione livellata e va l'amplificatore, esce dall'amplificatore, e questo è il filo dell'altoparlante. Bene, qui trovate due filetti in parallelo al condensatore che vediamo un po'. Qui vedete c'è un po' di scotch eccetera eccetera. Qui dentro lo scotch ci sono due resistenze di caduta per alimentare
il LED che sta qui, in maniera tale così da fuori vediamo che è acceso, e nel frattempo ho riciclato anche quell'interruttore usandolo solo come spia. Ecco qua, tutto finito, adesso la chiudo e poi con calma andiamo a sentire come suona. Ecco, funziona Dario? Funziona. Oppa. Anzi, no, va. Se. Ragazzi, iscrivetevi al canale. Ma che vedevo, mi cerca uno per uno? Canale Spolab e andiamo. E se ci dovrò iscriverti al canale.